Nico, non ci crederei mai. Eravamo sotto casa tua e Palomino se ne esce dicendo che oggi non può venire a lavorare perché sta male. Dio, non sarà mica per qualcosa che ha mangiato. Non lo so. Beh, almeno domani c'è. Non lo so e non mi interessa. Poi stanotte ho fatto un sogno. Eravamo sul set, c'eri anche tu. Ed eri insieme a questa donna, una donna anziana. Andava tutto a rotoli. E più io cercavo di tenere le cose assieme, più le cose andavano male. Sai cosa vuol dire questo, Nicole? Che forse devi fare una pausa oppure girare qualcosa di più commerciale. Cosa? Niente, dicevi? No, dicevo che comunque voglio andare avanti. Ed è quello che farò oggi, andare avanti. Giriamo la sequenza del sogno, eh? Ehi, Tito! Ma stai benissimo! Mi sento una merda. No, no, stai benissimo. E è importante avere nella vita un morale alto. Senti, lei è Nicole. Girerà la parte di Ellen. Ciao, Toto, dico bene? Tito. Ah, sì. Senti, di qualunque cosa tu abbia bisogno, ci sono qua io, ok? Tu chiedi a me, non ti preoccupare di niente. Metti uno sgabello nel bagno. Non ti muovere, torno subito. Tito, devi provare il costume. Dici che l'ho offeso? No, perché? Che hai detto? Morale alto. Ma va, figurati. Semmai io l'ho chiamato Toto. Sono così stonata. Se ti senti distrutto, prova a entrare nella mia testa anche solo per 5 minuti. Ti sentirai sconvolto come dopo 12 ore di tirata notturna. Sì. Ah, comunque ho sognato anche io di essere sul set stanotte. Ah, sì? Sì, mio caro, c'eri anche tu. Ah, beh, dammi un'escandescenza. Sì, in effetti sì. Perfetto. Nel tuo sogno d'ogni escandescenza, nel mio sogno d'ogni escandescenza. Per questo mi sento uno schifo. Nick. Sì? Niente.